L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 22 luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che nell'anno della pandemia si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, con un occhio sempre attento all'innovazione e alla leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Valentina Buzzi, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Sempre per la categoria consulenza, boutique di eccellenza dell'anno, crisi di debito. Li chiami tu? Li chiamo io, anche se in realtà, insomma, è già stato chiamato. Sì, adesso capirete perché. È una vecchia conoscenza. Studio legale Cacciola Carpentieri. Eh sì, perché l'abbiamo sentito nel nostro CEO Summit e adesso ritira il premio. Punto di riferimento in Italia nell'aiutare in particolare i privati ad uscire da situazioni di crisi debitorie, soprattutto con banche e finanziarie. Grazie al portale Debito Bancario e al canale YouTube, con oltre 14.000 iscritti, dal 2012 unisce l'attività di assistenza a quella divulgativa. Eccoli, si parlava ecco. Prima proprio dell'onnipresenza. Ormai è un abitué. Esatto. Il nostro palco. Buonasera. Buonasera. Complimenti, lasciamo il palco. Bravissimi, bravissimi ancora e a presto. Siamo in presenza dell'avvocato Elvira Carpentieri, cofondatrice dello studio legale Cacciola Carpentieri. Ben arrivata, avvocato. Grazie. Avvocato, lo studio legale Cacciola Carpentieri si è aggiudicato i Le Fonti Awards 2021 come boutique di eccellenza dell'anno crisi di debito. Come commenta questo riconoscimento? In realtà siamo molto felici di questo riconoscimento perché siamo in questo settore, operiamo in questo settore ormai già dal 2011 e da allora abbiamo aiutato migliaia di persone a risolvere i loro problemi con le banche e le finanziarie, quindi ormai la nostra missione diciamo che è una sorta di coronamento fino ad ora di quello che è stato il nostro lavoro, un buon risultato. Do il benvenuto all'avvocato Francesco Cacciola, cofondatore dello studio legale Cacciola Carpentieri. Ben arrivato. Grazie. Avvocato, le chiedo, lo studio si avvale di tutti gli strumenti a disposizione per liberare dai debiti i propri clienti, riducendo gli importi delle rate e dei debiti stessi e trattando in via stragiudiziale e giudiziale. Ecco, ci puoi illustrare meglio questo vostro approccio? Allora, noi siamo molto conosciuti grazie ai social, quindi all'utilizzo di internet, tramite il canale YouTube, il blog, dei libri che abbiamo scritto, quindi ci arrivano molti contatti a cui diamo una prima consulenza gratuita, in modo tale da capire se possiamo effettivamente aiutarli e quali sono effettivamente i loro problemi. Nel momento in cui ci sono i presupposti per risolvere la situazione, indichiamo tutte le strategie che andremo a mettere in atto per raggiungere determinati risultati, obiettivi, ovviamente in base alle aspettative e agli obiettivi del cliente. Nel momento in cui andiamo a individuare precisamente quali sono gli obiettivi e i risultati che possiamo portare, indichiamo al cliente quali potrebbero essere i costi per l'attività da svolgere, in base ovviamente al caso specifico, alle pratiche da dover gestire. Cerchiamo di venire incontro in tutti i modi e a differenza di chiunque altro in Italia come studio legale, noi diamo la garanzia del risultato, cioè nel senso che se non dovessimo ottenere un determinato risultato, il cliente non ci paga e quindi anche se ci avesse dato degli acconti, glieli restituiamo. Cerchiamo di fare questo per dare maggiore fiducia ai clienti. Lavoriamo in un mercato molto particolare, che è quello dei debiti. C'è tanta gente che veramente soffre a causa di situazioni estremamente particolari ed è necessario, dall'altro lato, che trovino qualcuno, uno studio di avvocati come il nostro, che possa mettersi dalla loro parte e fargli capire che noi lavoriamo per loro, per poter aiutare tutte le persone che si trovano in difficoltà, come facciamo da oltre 10 anni. E infatti proprio per questo motivo riusciamo ad avere
Noi abbiamo fondamentalmente migliaia di recensioni positive proprio perché con questo approccio volto alla risoluzione del problema andiamo a indicare precisamente quali casi possiamo risolvere e in che modo, cercando di indicare concretamente quali sono le soluzioni migliori, senza andare a dire delle cose che sono infattibili, quindi raggiungendo direttamente il punto e non creando mai false aspettative per il cliente, perché la cosa per noi più importante è aiutare e non dare delle indicazioni che possano essere irraggiungibili, ma anzi andare a individuare quali sono le cose concretamente fattibili, anche facendo delle ipotesi peggiorative, magari per sorprendere il cliente con dei risultati straordinari, cercando di ridurre drasticamente le rate che loro hanno o anche gli importi, ma soprattutto seguendoli in un percorso che è particolare, perché affrontare le posizioni debitorie significa dover affrontare le continue pressioni anche dei recuperi credito. Quindi l'attività che noi svolgiamo con il nostro studio e con tutto il nostro team è anche di un supporto psicologico nelle varie fasi e l'indicazione concreta e corretta di tutti i modi in cui devono anche rispondere, ad esempio, e come devono comportarsi per qualsiasi situazione che viene a capitare fino a quando non poniamo, cioè, fino a quando non raggiungiamo il risultato desiderato dal cliente. L'attività di divulgazione appunto legata allo studio vanta proprio numeri da record, da un canale YouTube di riferimento con oltre 14.000 iscritti fino al blog con decine di migliaia di visitatori unici al mese e anche 2 libri. Ecco, che importanza ha per voi fare informazione? Fondamentale. Fare informazione per noi è fondamentale. Diffondere la consapevolezza della esistenza di strumenti che aiutano a tutelare anche il debitore che è in difficoltà, perché trovarsi in una situazione difficile per svariati motivi può in realtà succedere a chiunque senza avere una causa fondamentalmente dovuta alla colpa di chi ci si trova. La cosa importante è trovare la giusta soluzione in relazione ovviamente al caso concreto. La cosa fondamentale anche dell'informazione che noi facciamo è far capire alle persone in difficoltà finanziariamente e appunto con gravi problemi di debito con le banche, con le finanziarie, che non si deve avere paura. Quindi uscire fuori da quello stato di tensione, perché sono problemi superabili. Ovviamente bisogna decidere una strategia precisa, una via d'uscita particolare per quel determinato problema, perché ogni situazione è a sé. E poi sì, la nostra missione appunto ha trovato come sbocco massimo la divulgazione attraverso questo canale YouTube che, come diceva lei, conta quasi 14.000 iscritti, più di 300 video caricati. In tal modo il nostro obiettivo è raggiungere il maggior numero di persone possibili, creando consapevolezza, coscienza, informando e speriamo aiutando il maggior numero di persone.